5 nuove aule didattiche e 6 nuovi laboratori musicali ricavati per le esigenze del liceo Marconi nell'operazione della provincia da 214.000 euro che ha consentito l'ottimizzazione funzionale degli spazi nell'edificio scolastico. A presentare i lavori di risanamento conservativo nell'aula magna del liceo scientifico musicale coreutico sono stati il presidente della provincia Giuseppe Paolini, il direttore generale Marco Domenicucci e il dirigente scolastico Luca Testa. I traguardi ancora ne abbiamo tanti per le scuole, io spero di riuscire a realizzarli tutti. Essere riusciti a trovare queste aule qui all'interno del campus, all'interno del liceo, secondo me è un'operazione encomiabile e devo ringraziare i tecnici della provincia che sono riusciti a ricreare queste aule in spazi dove c'era l'ex bar eccetera eccetera, per cui essere riusciti a mantenere tutto qua e non andare lontani dal campus è una cosa importante. Però per me è ancora il primo passo, perché io, come ho sempre detto, la scuola deve non solo formare i giovani ma deve essere accogliente nei confronti dei giovani, perché passano molto del loro tempo in una scuola accogliente dove ci sta bene ci si viene anche volentieri. Ad essere coinvolti negli interventi una serie di spazi, l'ex appartamento del custode, gli ambienti sotto la gradinata e i locali dell'ex bar con le stanze adiacenti per un totale di 725 metri quadrati. Le 5 aule didattiche potranno accogliere complessivamente circa 110 alunni. È un piacere quest'oggi dare il via a questa nuova veste dell'istituto. Diverse aule sono state ripensate, sono state riportate a nuovo e soprattutto sono state riorganizzate anche secondo i criteri di insonorizzazione. Siccome la maggior parte degli spazi sono stati attribuiti, diciamo così, al corso musicale e coreutico, occorreva dare anche questa organizzazione di natura sonora. Sono stati ripensati tanti spazi, per esempio gli spazi dell'ex bar, l'ex casa del custode, sono stati ammodernati anche i servizi resi diciamo fruibili anche dai disabili. Noi siamo veramente felici, i ragazzi sono contenti di rivedere questi spazi che ovviamente vengono riconsegnati alla popolazione scolastica per gli usi che ovviamente saranno opportuni. Quindi che dire, sicuramente il Marconi ancora una volta è proiettato verso il futuro e siamo pronti ad affrontarlo nel miglior modo possibile.